Ciao ragazzi e ragazze, come avete visto nel video, volevo farvi vedere un poco che cosa c'è nel mio cellulare. Allora, il cellulare, vi dico come si chiama, è un Samsung, e vi dico, vabbè, lo metto nel titolo, come vedete nel titolo. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è, che cosa tengo nel telefonino. Allora, spero che non ci siano dei rumori e spero pure che non esce Davide dalla stanza. Comunque, ho detto, facciamoci vedere che cosa c'ho. Allora, vabbè, tengo il Play Store dove stanno tutte. Allora, vediamo prima in ordine. Allora, tengo questo coso, questo appunti, che è troppo carino, ragazzi. Guardate quanto è bellino. È un'app. Vedete, che spizzo, per esempio, qua si apre la spesa e tu scrivi qui sopra, tipo post-it su uno. Vediamo qua, io non ho... ecco qua, vedete c'è il calendario, tocca per impostare, e qua per esempio il cagnolino, poi ci stanno, ah aspettate, qua, ecco qua, vedete qua, è troppo carino, questo non lo so che è sto coso che si è aperto, e vedete quanti post-it, ci sono a quadretti, a righi, no, è troppo carina questo coso, infatti io a volte per scrivere delle notizie veloci le scrivo qui sopra. No, è troppo carino, si chiama Memo Call. È troppo carino, ma ci sono anche altre cose. Qua fatemi vedere, ma non mi ricordo. No, questa è la campanella, fa uscire questo. Questo che cos'è? Ah, ecco, qua ti fa uscire tutte. Ci devono stare pure queste icone qua. Qua si salva, qua si cancella. Svuota cestino. E ci devono stare, ragazze, aspettate. Deve stare anche dove escono tutte queste cose, dove si pigliano tutte queste, non mi ricordo più. No, inviata nel cestino. Ah, qua ragazzi, aspettate, forse ho capito. Audio frigo causale. No, non è qua. Ci devono uscire tutte queste icone. Vedete le coccinelle, il cagnolino, ah, forse è qua. No, nemmeno. Comunque devono uscire queste icone dove tu devi fare la spesa e si deve girare un po' la coccinella, forse è qua. Comunque si deve un poco studiare è troppo carino comunque, è troppo bellino. Invita i tuoi amici. Che sfizio. E quindi questo qua è troppo carino, ragazze. Poi ho scaricato quest'altra app, sempre gratis su uno, vedi, è gratuita, dove questo qui è molto utile. Madonna, si aprono, ragazze, si aprono le pubblicità. Allora, vedete com'è bella questa, pure questa app, piccole ricette. Allora, per esempio, qua c'è la lista della spesa, le mie note, tutti gli enciclopedie, strumenti, tutti i menu di piccole ricette. Poi ci sta, poi per esempio, sono uscita. Per esempio, apriti e si apre di nuovo questa pubblicità. E poi ricettario. E qua ti fa vedere la ricetta del giorno, tutti gli antipasti, i primi. Allora, per esempio, voglio fare, Madonna, che faccio oggi? E io faccio molto dal menu, prendendomi tutte queste idee, perché ragazzi non avete idea quanti primi piatti ci sono, quanti secondi ci sono. Ragazzi, è pure facili. Quindi tu, io mi faccio il menu da qua sopra, questa pure scaricatela, è troppo utile, perché guardate quanti primi piatti potete vedere. Bellissima, guardate quante cose. E io prendo il menu, me lo faccio da qua sopra, dico aspetta, vediamo un po' oggi che cucino. E questa è quindi per me è vitale questa qua, pure è gratis, piccole ricette si chiama, scaricatevelo. Vabbè, qua teniamo la Play Store, poi tengo, vabbè, WhatsApp, impostazioni e poi ragazze, tengo questo qui scaricato. Questo qui è troppo S Note. Perché è bello? Perché ragazze, tenete presente le Midori, cioè no, il Bullet Journal. Poi c'è un'altra app che è proprio come un Bullet Journal che vi faccio vedere, che mi sono scaricata. Ma questo è troppo bello, per esempio, voi ogni quadernuccio fate una cosa.
Che ne so, io per esempio faccio l'esempio, questo quaderno lo faccio per l'asciugan, un'altra cosa lo faccio per fare la spesa, quello che compro. Cioè è troppo carino e fate tutti voi questi quadernini. È troppo carino, ma mica vedete scuro. Non vorrei che si vede scuro, io vedo tutto buio. Sicuro ha toccato qualcosa nel telefonino, qualche luce. La devo far scaricare da Davide. Poi che teniamo più? E questo pure è carino. Poi andiamo avanti. Poi tengo questo qui per tutti i film, guida TV, me la sono scaricata per vedere tutti i film che fanno, tutte queste cose della televisione, pure è bello. Poi questo me lo sono scaricata perché mi piaceva troppo queste app. Vabbè ragazzi, entra la pubblicità ogni tanto. Vedete dove fanno vedere come io, ragazzi, dovete sapere che del make-up io amo i rossetti. E gli ombretti, però più il rossetto vado proprio al mi comprerei, cioè veramente vorrei tenere 50 rossetti, vi giuro. Io non ho capito perché sembra scuro, eppure c'è questo sole. Sono un po' in penombra, devo far vedere la telecamera. E comunque, ecco, ora si vede meglio. Comunque ora si vede meglio, quasi è scurito. E quindi ragazze, sono troppo belli. Qua fa vedere come si truccano le labbra. Vedete com'è bello, mi piace troppo. Anche perché all'improvviso, ragazze, tengo la passione per il make-up. Poi tengo scaricato sempre pure questo. Apriti. Vabbè. Esce sempre quella pubblicità. Qua vedete come fanno, come truccano le labbra. Guardate questo. Madonna, quanto è bello questo rossetto, ragazze. È bellissimo. Non vedo l'ora, ragazze, che escono i trucchi dell'asciugan, perché stanno facendo tutti i trucchi nuovi. Deve uscire fondotinta, il fondotinta, deve uscire il mascara, devono uscire gli ombretti, i rossetti. Non vedo l'ora, guardate che escono queste cose nell'asciugan, che esce il make-up. Poi vedrete, domani infatti ci sarà pubblico, devo pubblicare un video su l'asciugan, perché cerco, ho pensato di fare, ragazze, delle rubriche che riguardano l'asciugan. Fatemi sapere sotto se vi piace, perché mi piace, perché sinceramente non mi aspettavo un ordine anche questo mese, e tengo già ordini pure il mese di luglio, quindi sono contentissima. Anche perché io quando ero entrata in Suga ero tutta, perché ragazze, purtroppo uno ci deve dedicare del tempo, lo sapete. Ora qualsiasi tipo di vendita diretta che voi fate, dovete dedicarci il tempo, altrimenti i risultati non si hanno in tutte le vendite dirette che uno fa. Guardate questa, madonna mia, come sono belli. No ragazzi, io un'altra volta si è scurito, non lo so perché si scurisce all'improvviso. Guardate questo. Ah, questa ha messo addirittura l'ombretto sulle labbra. Bellissimo, bellissimo. Madonna, guardate questi. No, no, io mi sono. Vi giuro, vi giuro, amo il make-up, amo il trucco. Mi è venuta questa passione all'età mia, meglio tardi che mai. Quindi troppo belle. Quindi le tengo scaricate queste due cose qua. Poi che tengo più? Vabbè, tengo Instagram, ma non vado quasi mai in Instagram. Non mi ricordo nemmeno più la password di Instagram. Poi tengo rimedi naturali. Questa pure è un'altra cosa. Dove parlano? Perché sono fissata, ragazze. Nadia! Ciao Nadia! Ti voglio bene! Nadia! È apparsa Nadia! Vabbè, tanto lei lo vede il video. Ti voglio bene, Nadia. Dopo ti rispondo. Comunque, e qua tengo tutte queste app con i rimedi naturali, gli oli essenziali, perché io faccio sempre ricerche, cose di prodotti, tutte queste cose qua. Poi teniamo, vabbè, poi tengo l'orologio, tengo YouTube, tengo la telecamera, e poi tengo, ecco qua, vedete quest'altra applicazione? Questa qua è una specie proprio di bullet journal, ragazze. Cioè questa è un'applicazione di bullet journal. Vedete che tiene la task e si apre il quadratino. Poi per esempio tieni appuntamento, eventi e note, e tu devi scriverti, scrivi tutte queste cose a volo, se vuoi tenere una specie di taccuino tipo bullet journal. Poi c'è il calendario, dove io mi segno tutte le cose, magari quando vado da Monica, quando devo pagare il mutuo, quando si devono pagare le bollette, magari le cose più urgenti le segno qua sopra a volo, perché comunque tipo sto organizzando l'agendina, non sono capace di organizzarmi l'agenda, ragazze. Quindi tengo tutti questi fogli volanti, e quindi tutte le cose più urgenti le segno sul calendario del telefonino. Vedete tutte queste cose evidenziate, mutuo, tutte queste cose qua. Poi che c'è più?
Poi abbiamo, vabbè, qua tenevo scaricato il catalogo Avon, che a me il non mi hanno chiamata più, boh, è sparito l'Avon, e sono sparite l'Avon. Secondo me sospetto di essere ancora iscritta, quindi io sarò ancora iscritta con tutto che non faccio più ordini, ma vi dico la verità, io voglio dedicarmi all'Asciugana, vi dico la verità, perché ragazzi, uno si deve dedicare a un'azienda, non è che ne può fare 50.000. Purtroppo da me, dove sto io, ragazze, ogni passo c'è una presentatrice Avon. Sono circondata proprio io, esco qua fuori, c'è di tutto, ci sono ogni passo una ragazza che conosco che fa l'Avon, quindi è molto più difficile con tutto questo low costo. E comunque, che stavo dicendo? Poi tengo, vabbè, Instagram, me l'ho detto, i messaggi, questa qua, ragazzi, io l'avevo messa anche per gli ASMR, purtroppo per fare le musiche sottofondo, purtroppo io ho il problema, ragazze, di questa voce che se ne scende, io per fare due video, tutti e due insieme, non tenevo più voce, se ne sta salendo ora piano piano. Assolutamente io sforzo troppo le corde vocali. Per quanto riguarda i bambini, che volevo fare delle cose per i bambini, io le favole, ragazzi, ai bambini piccolini, gliele leggo lo stesso, metto la musica in sottofondo e leggo le favole ai bambini con la voce normale. Quindi ci saranno anche delle favole proprio scritte da me, perché io ho un'idea che poi vi dirò più in là. Per quanto riguarda le favole, vedrete dei video, ragazze, perché ho tanti progetti che voglio fare e soprattutto sono dei progetti che voglio portare a termine, e quindi sono contenta di questa cosa. E quindi ci saranno delle cose proprio per i bambini, ragazzi. Voi lo sapete, io ho il diploma di maestra d'asilo, ho lavorato con i bambini, ho lavorato anche nelle scuole materne per parecchio tempo, e quindi voglio fare questa cosa che vi farò sapere, quindi vi terrò aggiornate. Fatemi sapere sotto nell'info box se vi interessa questa cosa, che ha a che fare pure con i bimbi, con le mamme, di questo fatto delle favole. Ma ragazze, devo parlare normale, non posso farlo, non sono, cioè gli ASMR, ragazze, non sono portata, e poi non potrei mai gestire due canali. Io voglio fare delle cose nel mio canale principale con la voce normale. Mi dispiace, lo so, per le persone che piacevano gli ASMR, ma sono tante brave ASMR che fanno questi video. Infatti, comunque, io vi posso nominare tante ragazze che seguo sui canali, Lulu, Alessia, Arusulì, ci sono tantissime ragazze che vedo e che mi portano tanto rilassamento, però a farli, ragazze, no, perché a farli è come se, vi dico la verità, è come se mi davano effetto inverso. Io non lo so perché, magari se mi sentono ragazze che fanno l'ASMR, magari a me mi ha dato questa sensazione di agitarmi, di farmi sentire tutto il contrario. E sapendo che l'ASMR è una cosa che ti rilassa, ho detto oh, perché mi sta facendo questo effetto strano, e quindi ho preferito evitare. Quindi vi consiglio tutti questi canali che io vi ho elencato. Magari se volete sapere i canali, vi linko il link di tutte queste ragazze che io seguo, che sono bravissime e lo fanno da tanto tempo, cioè hanno i canali pure più alti. E niente, ragazze, quindi questo qui lo tengo per fare le favole ai bambini. Poi tengo vabbè, qua non è niente, Facebook, Messenger, questo è Vazio, che serve per la dieta, sia per ingrassare che per dimagrire. Io la tengo per il contrario, per mettere massa, per ingrassare, e quindi qua, vedete, mi faccio tutta la dieta, vedete, tengo tutta, per esempio, che ne so, vi faccio vedere, dove stanno? Sono sparite. Sono sparite, sarà Nadia che scrive ancora. Aspetta, Nadia, sto facendo il video, sto scaricando, non mi ricordo più, sto perso. Vabbè, si scrivono tutte le cose, vedi le calorie che metti e tutte queste cose qua. Poi c'è la galleria con tutte le mie foto, ci sono tutte le foto, questo sono io e Davide quando siamo a Ischia. E poi che c'è più? Mi sembra di aver fatto vedere, vi ho fatto vedere tutto, ragazze. E quindi niente, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere tutte queste cose che vi ho detto. Vi ho parlato anche un po' col fatto dell'ASMR, perché non li faccio più, perché mi ha dato l'effetto inverso nel fare. E quindi, ragazze, non mi dite niente. Tanto mi ha detto una mia amica che la mia voce, infatti, mando un bacio a Erika.
Erika, ti voglio bene, perché dice Erika che quando io parlo nei video, quando vi faccio i video, sono rilassante anche con la voce normale e non c'è bisogno che io faccia un ASMR. Ti mando un bacio, tesoro. E niente, ragazze, quindi vi mando un bacio e al prossimo video ci saranno tanti video perché mi sono messa l'impegno ora, anche perché comunque, vedete, io vi adoro, non posso stare senza di voi se non faccio un video. E quindi vi mando un bacio al prossimo video.